Venerdì 30 marzo, è di nuovo ora, delle donne, è di nuovo ora della nostra trasmissione. Appunto la trasmissione È Ora, ve lo ricordiamo, a cura del movimento È Ora, movimento di donne libere, di donne che vogliono parlare ed esprimersi, donne che non vogliono essere strumentalizzate. Ricorderete la volta successiva, la puntata precedente, anzi perdonatemi, parlammo di donne e politica. Ospiti in studio, RVM, contributi e alla fine il punto con la presentazione di un libro. Stasera invece parleremo di donne e competitività, donne e imprenditoria, in genere donne e mercato del lavoro. Ci chiederemo assieme alle nostre ospiti, che adesso verremo a presentare, perché le donne fanno una carriera arrivata ad un certo scalino, quando si arriva ad altissimo livello della produzione, del mercato, della ricerca in particolar modo, si fermano, oppure se arrivano trovano delle grandissime difficoltà. Assieme a me discuteremo di questo insieme a Daniela, che condurrà con me la serata. Buonasera. Buonasera Daniela, e con altri due ospiti che Daniela lascio l'onore a te di presentare. Assolutamente sì, il nostro programma, come sapete, nasce da questo movimento, È Ora, un movimento di donne libere, giustamente come diceva Stefano, un movimento che vuole accendere la solidarietà tra donne. Parliamo subito con due donne che vivono il mondo del lavoro e anche vivono il discorso dell'imprenditoria di se stesse. Parliamo con la dottoressa Lucia Lopresti, che è il direttore dell'unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Lentini, buonasera, e con una ricercatrice molto giovane, la dottoressa Aurora Almadori, ricercatrice che si occupa di chirurgia ricostruttiva e plastica. Buonasera. Buonasera. A questo punto sarebbe opportuno, per fare il punto prima dello spazio dei libri, vedere un RVM in cui il parere delle donne ed il parere delle nostre onorevoli si fondono in un unico RVM. Guardiamo. Secondo lei, per quale ragione le donne che arrivano ai vertici vengono messe da parte, vengono emarginate? Ma vede, io ad esempio, per riuscire comunque nella mia professione, per tanti anni mi sono dovuta concentrare esclusivamente su quella. Secondo me è sbagliato indurre le donne a spostare troppo avanti il momento in cui cercano la gravidanza, perché quando mi dicono tu sei riuscita, io dico no, perché riesce chi comunque fa la propria carriera e poi fa un figlio a 25-30 anni, non certo chi fa poi un figlio a 45 anni. Io sono felice, però sono la rappresentazione di quello che chiede oggi l'Italia. L'Italia oggi chiede alle donne o di rinunziare o di posticipare al massimo la gravidanza, e quindi tutto questo ovviamente ha il suo peso. Poi ci sono ovviamente donne che raggiungono i vertici e sono un po' spesso osteggiate, proprio perché sembrano l'eccezione che fa ombra agli altri, proprio perché non viene considerato nella normalità il successo della donna. Lei è molto sensibile all'argomento della violenza sulle donne e dello stalking. Come si impegna in tal senso? Doppia Difesa è una fondazione tra me e Michelle Hutzinger, che è nata da molti anni. Voglio precisare che ad esempio non abbiamo mai fatto ricorso a finanziamenti pubblici. Io e Michelle finanziamo personalmente questa nostra organizzazione. Noi forniamo gratuitamente assistenza legale e psicologica alle donne. Io credo che la violenza sia la peggiore espressione della discriminazione che l'uomo ha nei confronti delle donne. Non credo che la violenza sia ascrivibile a follie del singolo. La violenza ha le sue radici proprio in una mentalità ben precisa, che è una mentalità maschilista che tutti fingono che non esiste, ma che in realtà è imperante. Una domanda in più. Lei come avvocato, quale situazione legata alla violenza ha visto che l'ha toccata in modo particolare, se c'è stata? Quotidianamente si rivolgono a me delle donne che sono massacrate da uomini e che addirittura considerano normale quello che subiscono. A me colpisce vedere la donna che ritiene che l'uomo possa comunque porre in essere della violenza costantemente, quotidianamente.
mi colpisce la donna che non riconosce la violenza, mi colpisce la donna troppo generosa, cioè la donna che cerca di giustificare il suo uomo. È difficilissimo fare uscire le donne allo scoperto e fare denunziare, sia perché spessissimo poi si ritrovano sole, sia proprio perché tendono a giustificare gli uomini. Ecco, io uno degli appelli che faccio alle donne è quello di essere poco poco meno generose. Un'ultima domanda. Il nostro programma si chiama È Ora ed è un programma che si rivolge alle donne. Qual è il consiglio che lei vuole dare alle donne in questo momento? Allora, alle donne voglio dare un preciso consiglio. Se continuiamo ad aspettare, si perpetuerà nei secoli una discriminazione sottile e silenziosa. Secondo me è il momento di cominciare una battaglia quotidiana persino all'interno delle mura domestiche. Non accettate che vi sottraggano il tempo dicendo che alle donne spetta tutto ciò che riguarda le persone, i minori o le persone deboli della famiglia. Cercate di conquistare gli spazi, il tempo, cominciate a dire di no. Sarà una battaglia, ma se si vince finalmente usciamo dalla discriminazione. Se continuiamo a rinviare e a fingere di essere generose saremo sempre discriminate. Signora, perché secondo lei nella piccola e media imprenditoria, nel piccolo e medio commercio, le donne riescono grandemente, cioè sono la maggioranza, invece ad altissimi livelli spesso e volentieri trovano qualche difficoltà ad emergere, ad affermarsi? Forse perché ancora la società dove viviamo non accetta che la donna abbia posti di posizioni molto alte, perché la vuole ancora relegata a casa, a curare la famiglia, i figli, queste cose qui, e spesso se una donna ha un figlio non riesce a conciliare bene le due cose e spesso rinuncia. Perché probabilmente laddove ci sono dei ruoli di vero potere gli uomini cercano di tenerseli ben stretti, di non lasciare spazi alla controparte femminile. Allora, evidentemente c'è una disparità sicuramente tra l'uomo e la donna a livello lavorativo. Probabilmente in una piccola azienda riescono forse a farsi sentire di più le donne rispetto agli uomini, anche se andrebbero sicuramente sostenute maggiormente. Perché nelle grandi aziende, secondo me, quello che conta molto è anche un fattore politico, la capacità di relazionarsi, la capacità di fare politica. E mentre le donne da un punto di vista produttivo sono sempre, a mio avviso, in gran parte più brave degli uomini. La multiprogrammazione l'hanno inventata le donne molto prima che se l'inventasse l'information technology, però da un punto di vista relazionale, da un punto di vista proprio del fare politica, l'uomo è molto più in gamma, è molto più capace di trattenere e tenere alcune emozioni, alcuni discorsi. E quindi è più bravo a fare politica, e la politica è una componente molto elevata appunto nelle grandi ambienti. Guardi, lei ha trovato la persona giusta, perché io sono un'imprenditrice, sono un geologo e quindi mi sono fatta dal nulla, nel senso che mi sono laureata da giovanissima in geologia e ho messo su una piccola attività di geognostica. Secondo me per volare alto bisogna usare, ma bisogna sempre intraprendere grossi sacrifici, perché nella vita non ti regala nulla a nessuno. Alla base di ogni successo professionale c'è il sacrificio, la fatica, chiaramente componente importante è anche l'attitudine che ho. Poi secondo me la donna ha una marcia in più, non dico rispetto agli uomini, ma in generale insomma la donna ha una marcia in più, perché ha la voglia di arrivare, quindi di andare al di là di quelli che sono i limiti imposti anche dal mondo maschile. Lucia, tu vieni dalla Sicilia, dalla bellissima Sicilia, permettimi di dirlo, una regione che amo da morire. Vieni da Lentini, provincia di Siracusa, e da una regione nella quale, diciamo, l'uomo, il maschio, forte, diciamo, ha avuto sempre un ruolo molto molto importante, soprattutto poi anche nella mentalità italiana, no? Si è sempre pensato l'uomo mediterraneo, l'uomo mediterraneo. Tu dirigi un'unità operativa importante, che è quella di ginecologia e ostetricia, in un ospedale nuovo, in una realtà nuova, polifunzionale e assolutamente all'avanguardia. La tua storia, come nasce Lucia Lobresti, quando arriva a questa professione, a questo livello, e soprattutto quando il primo figlio? Riprendetela, buongiorno. Grazie della domanda, perché è pertinente tra l'altro col ruolo che riveste di ginecologa. La mia storia nasce in maniera abbastanza naturale, nel senso che ho scelto di fare medicina perché volevo fare il medico, anzi inizialmente volevo fare la psichiatra, e successivamente ho
avuto l'esperienza durante gli anni di studio in un laboratorio di ricerca, per cui alla vigilia della scelta definitiva, insomma, della tesi, decisi di stare con i pazienti, visto che con gli animali di laboratorio, ma siamo una ricerca personale che fino a quel punto avevo amato tanto, e decisi di fare ginecologia. Negli anni in cui io ho cominciato a fare ginecologia erano poche le donne ancora presenti nell'ambito ginecologico, e ricordo ancora che la prima volta che entrai in sala parto incontrai due miei colleghi, che poi erano, diciamo, i colleghi adulti, maturi, anziani, come usava dire nel nostro ambiente, che erano ciascuno 1,90 m con una mole incredibile, per cui lì pensai che per fare il ginecologo ci volesse il fisico, anche il fisico. Nel tempo mi sono laureata in medicina, ho continuato a fare ginecologia, devo dire senza pensare che avrei fatto poi, che avrei diretto un'unità operativa complessa, cioè non era questo l'obiettivo iniziale, l'obiettivo era quello dell'impegno quotidiano, del risultato sul campo, della serietà professionale, per cui la mia vita professionale è stata uno step to step che non partiva da lontano per mirare a questo risultato. Il risultato è stato l'epifenomeno, diciamo, di una vita professionale costruita proprio mattone su mattone. E come me ci sono tantissime altre donne che vivono questa realtà. In Sicilia ci sono molte donne che dirigono unità operative complesse di ginecologia. Siamo in due, a mia conoscenza, una si trova a Palermo, una a Catania, in due grossi ospedali. Io provengo, come dire, da Catania, e ho accettato questa sfida dell'ospedale di Siracusa Nord, che è un grosso ospedale che ha avuto la sua luce dopo 17 anni di stasi, cioè era stato completato 17 anni fa e non era mai stato aperto, per cui l'impegno grosso ovviamente di tutti, anche degli amministratori della provincia di Siracusa, è stato quello di aprire questo ospedale che si esprime su 5 piani, ha una struttura molto bella, e devo dire che l'anno scorso, quando ho deciso di fare il concorso di primario, insomma, come così tradizionalmente si è sempre detto, ho avuto anche io dei momenti di grande perplessità, certo, perché ovviamente non sai se sarai capace di farlo, però se la tua storia professionale ti ha consentito, anche quando hai una funzione di sottogoverno, diciamo, certo, sperimentare un po' e di ragionare con la testa di chi dirige, magari ti scommetti. I risultati non sono, come dire, predefiniti. I risultati, Lucia, sono... Il primo figlio? 28 anni. Prego. Quindi comunque abbastanza giovane, e noi di giovani donne parliamo. Ne parliamo proprio con Aurora. Perché la domanda è questa: lei è una ricercatrice molto giovane ed è una donna, ma perché tanti giovani lasciano il nostro paese per andare a fare ricerca all'estero? Questa è una bella domanda. Purtroppo in questo paese ci sono dei limiti per i giovani che si affacciano in generale nel mondo del lavoro, soprattutto nel mondo della ricerca. La prima cosa è un discorso gerarchico, proprio di canalizzazione del giovane neolaureato che magari non ha delle grandi competenze pratiche, però può avere delle intuizioni e quindi andrebbe, no, motivato ed incentivato. In realtà purtroppo succede, purtroppo molto spesso, che in realtà venga quasi penalizzato, nel senso che deve stare al posto suo, deve seguire dei percorsi stabiliti, deve fare attendere quei 2-3 anni, tra virgolette, di gavetta, mentre invece in altri paesi che sono magari spinti da altre logiche, anche più meritocratiche purtroppo, tendono a valorizzare invece giovani che hanno delle idee, a volte insomma, proprio solamente dai giovani possono nascere. Per esempio nella medicina io mi occupo di chirurgia plastica, in particolare di chirurgia rigenerativa, che è un campo nuovo, è un settore che, diciamo, sta avendo uno sviluppo così negli ultimi 10 anni. Quindi ovviamente un chirurgo plastico di 60 anni non ha proprio neanche, a meno che non sia particolarmente interessato e quindi aggiornato, non ha neanche quella formazione specifica.